girate l'io verso il non, ma ancora un io. Niente catena, nessun vero legame, nessun vero nodo. Liberi. Chiedete perché, girate il, trovate in questo io, il noi, in tutti i vostri voi, come me. Girando a sinistra, porticate verso più lontane frontiere, le province degli ultimi a mangiare, a dormire, ad avere. Gli antigruppo lì in fondo, ciascuno trovi la risposta propria, se a sinistra la mia, se a sinistra la nostra. Gli americani warlords credono di vedere la tua vera morte nella morte legale, un vero nodo che ti pende sulla testa, una testa morta, la tua testa morta. Guardali, bravano il tuo sangue. Ora tu sai molte cose, bella pantera nera. Nessun individuo si compromette totalmente col grande Stato e vive. Nessun grande Stato uccide l'individuo e sopravvive. Tutto questo è cattivo, male, è uguale a schiavitù. È esattamente ciò che i signori della guerra vogliono. Non un contratto sociale o politico, è frode, è già la morte. Ma tu sai pure, svelta pantera nera, che esistere è resistenza, è impegno per tutti noi, protestatori, neri, poveri, studenti, scrittori, poeti, è ribellarsi contro la loro morte per noi. Resistere è vita, fa vivere ora, completamente. Sì, tu sai tutto questo e per questo non ti possono uccidere, né ora né mai, mia bella pantera nera. La giuria gli ha conferito questo premio, persino nel 1991. Vorrei leggervi quello che ha scritto nell'esame Lucio Zina, ma le cose che avete sentito posso perfettamente dirci di fronte a quale figura ci siamo trovati e che cosa ci ha lasciato e che cosa dobbiamo continuare. Io devo semplicemente, mentre mi questo, consentirmi di ringraziare il gruppo del componente che ora leggeranno i testi dei premiati, il Massimo Pastore, che ha detto è amico attore e regista, che guida questo gruppo di giovani facendogli amare profondamente il teatro. Quest'estate vi invito a vedere il progetto che stanno facendo, stanno mettendo in scena i giganti e portano il teatro in mezzo alla strada, nei posti
Martino, Marta Marino, Giovanni Milano, Giorgia Mago, Fausto San Bartano, Monica Pellegrino. Adesso la parola ad Arianna, sì, Attinasi, che entrerà nel vivo della nostra cerimonia, diciamo cerimonia, del nostro incontro, e parlerà delle opere che sono state presentate. Ed è riguardato dall'autore in una prospettiva ironica
Il racconto premiato è Il tempo dell'orologiaio. Paola Tagliani. Ceramica vicina dal laboratorio amico di Erice, e quindi questi sono